Quando ero piccolo, ogni mattina guardavo fuori dalla finestra e mi dicevo, ogni giorno è diverso. Ma dopo ho capito che qui, in realtà, nulla sarebbe mai cambiato. Un jour qui s'infini e des ailes dans les yeux. Fui la route, suis le fil. Volevo fare il giro del mondo e in effetti è ciò che ho fatto. Jean? Jean! Non è vero! Sai da quanto non abbiamo più tue notizie? 4 anni e 11 mesi. Sono mesi che ci prendiamo cura di papà, ci occupiamo delle vigne, pensiamo noi a tutto! E ora arriva lui! Di che parli? Che ne sai tu della mia vita, eh? Oh, è vero, non so nulla della tua vita! Oh! Sono partito per fuggire da tutto questo. Ma sei tornato? L'amore è come il vino. Ci vuole tempo. Non hai voglia di restare? Vi faccio presente che la priorità adesso è pagare le tasse di successione. 500.000? Sì. Questa è la nostra eredità. Nessuno di noi aveva il becco di un quattrino, ma tutti e tre avevamo i problemi che hanno i ricchi. Fa smettere di spruzzare quella roba sulle nostre vite, ok? È lavorando la terra e prendendosi cura di essa che si inizia a sentire che ci appartiene. Non vendiamo, soprattutto non a te! Che cosa? Non ho capito bene! No. Via! È una battaglia! Ah, ti ha preso? Non ce n'era più! Che allegria, è un'orgia di frutti, ce ne sono ovunque. Pum pum pum, è una festa per le papille. Parliamo di attori italiani. Lo sapete quali sono i più conosciuti all'estero? Sono di più e più famosi di quello che pensate. Ad esempio c'è Lorenzo Richemi, che abbiamo visto esordire in Il pranzo della domenica, fino ad essere protagonista di Marco Polo, serie TV americana targata Netflix, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Poi c'è Caterina Morino, che ha partecipato a produzioni sia francesi che italiane, fino alla svolta nel 2006, quando è stata Bond Girl in Casino Royale. È molto richiesta anche dal mondo delle serie TV e ora debutterà anche in Deep. Poi c'è Giacomo Giagnotti, che è nato a Roma, si è trasferito in Canada molto presto, recitato nel film Race, Il colore della vittoria, e in serie TV come Beauty and the Beast e Rain, prima di vestire i panni del dottor Andrew De Luca in Grey's Anatomy. Marta Gastini, l'avete mai sentita nominare? Lei aveva solo 20 anni quando è arrivata a Hollywood per fare da comparsa nel film Il Rito, film con Anthony Hopkins. Solo un anno dopo entrava nel cast della serie TV I Borgia, una coproduzione internazionale di grande successo. E per finire vi cito Fortunato Cerlino, che dopo anni di carriera in Italia e ruoli importanti come quello di Pietro Savastano in Gomorra, è approdato nella terza stagione della serie TV Hannibal, riscontrando un discreto successo come ispettore Rinaldo Pazzi. Recentemente l'abbiamo visto anche nei I Medici e nel film Inferno di Ron Howard. Che ne pensate? Li conoscevate già, questi attori italiani esportati all'estero? Fatemi sapere e come sempre io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per vedere tutti i video appena sono online. Ciao a tutti!